Mattia, che partita è stata? Meravigliosa, un'azione del gol del 2-1 che veramente mi ha lasciato anche a bocca aperta, lo posso dire. Difficilmente in una categoria così si vedono delle azioni così corali tutte di prima con quel terzo tempo poi. Abbiamo qualità, quando abbiamo qualità nello stretto giochiamo bene. Purtroppo il primo tempo a lancioni, il secondo tempo sono bastati tre passaggi, cross al centro e la punta che fa gol. Basta Solo quello, poco, basta poco. basta poco per vincere. Oggi la Real Tirreno ha vinto. Magari ci vuole ancora tempo per convincere sul serio, però la strada è quella giusta, mi sembra. No, assolutamente. Poi veniamo da 2 anni di categorie inferiori in cui abbiamo vinto, dobbiamo abituarci ai tempi della prima, ai ritmi soprattutto. Poi siamo una squadra con tanti innesti nuovi, abbiamo fatto una preparazione tosta, campo nuovo, quindi col calma andiamo. Oh, piano piano, purtroppo abbiamo anche dei bei inserimenti nello staff, come il TM Jacopo e il vice mister SB7 che mi stanno sempre al fianco della squadra. Andiamo avanti così, testa alla prossima. Settimana scorsa avete rischiato di perderla, una partita dove eravate andati in vantaggio, se non ricordo male. Quando avete segnato oggi il 2-1, c'è stato quello spauracchio magari verso il finale di poter rivivere l'incubo di 7 giorni fa? Sì, perché ci siamo abbassati subito. Dobbiamo migliorare soprattutto su quella. Anche la scorsa settimana 1-0, abbassati, uno pari, e poi siamo andati in confusione. Però meno male questa porta abbiamo retto, anche grazie al portiere che ci ha chiamato, a Simone, quindi piano piano miglioreremo anche questa cosa.